Buongiorno amici carpisti e carpisti, ma soprattutto carpisti. No dai, l'aggiornamento sulla notte purtroppo è andata abbastanza male, perché a parte la partenza di Gans nel primo pomeriggio, poi tutto fermo. Abbiamo rivalutato la situazione di pesca, perché abbiamo visto attività al centro lago, quindi abbiamo spostato di una ventina di metri le canne dai piloni, pescando nel fango pieno, però abbiamo visto tanti salti, tanto movimento, quindi speriamo, dai. Abbiamo avuto un'altra partenza sulla canna posizionata sul sottoriva. Non so come, ma l'ho persa. Questa canna è proprio sfortunata, perché un topo mi ha mangiato la manovella del mulinello. E quindi ora farò una danza propiziatoria per far sì che il pesce e il topo, cioè il pesce si avvicini e il topo si allontani. E che ecco, la vedi? È scesa. Secondo me te l'ha qui il tifo. Ragno per morte, tensione. Eh no, è lì, è lì. Sì, è lì. E è dove bollano, okay. Secondo pesce della sessione, stessa canna. Ganzi in combattimento. Sempre sotto riva. Sì, ecco la seconda cattura di oggi. Una bella specchio, giovane, piccola, però intanto è partito un altro pesce, perché iniziava a essere davvero tanto il tempo senza sentire partenze. Sessione finita, stiamo tornando. Siamo di rientro, la sessione non è andata proprio come ci aspettavamo. Sì, dai. Purtroppo il bridge è un lago difficile, si sa. È... lago bellissimo, ma... bellissimo, lago che nonostante ogni tanto ti bastoni, ogni tanto spesso ti bastoni, però uno ci torna sempre volentieri. L'accoglienza del personale è sempre... Ah sì, un gran lago, poi ci sono servizi di tutti i tipi, quindi... Se il video vi è piaciuto... Ma soprattutto, se non vi è piaciuto... Mettete un like... E iscrivetevi al canale! Ciao ragazzi! Buona città! Certo Gans, che cazzo devo di topo che mi ha mangiato la manovella di Mulinello, è stato il topo! No, non l'ho mai vista! Speriamo che gli sia preso la diarrea, madonna! Topo di merda!